Com'è nato questo libro, Global Domestic Workers, e soprattutto il progetto da cui è nato, insomma, volume? L'idea di questo progetto nasce in un momento in cui il movimento internazionale per i diritti delle domestiche aveva particolare visibilità, dal punto di vista mediatico, dal punto di vista degli studi, dal punto di vista degli avanzamenti giuridici. Forse non tanto in Italia c'è stata poco questa percezione, ma soprattutto all'estero e nei paesi del cosiddetto sud, globale, le domestiche sono diventate dei personaggi, assolutamente irrilevanti per le rivendicazioni che avevano a che fare con diritti, combattendo contro le diseguaglianze che tipicamente riguardano questo settore. Un settore che, come spieghiamo bene nel libro, vede coinvolte principalmente donne, donne di un background razzizzato, donne di classi popolari, eccetera. Quindi lottare, diciamo, dal punto di vista delle domestiche, per le domestiche e con le domestiche, soprattutto come protagoniste, ha un forte valore simbolico ma anche concreto. Ed è questo che volevamo vedere, come questa concertazione fra movimenti a livello internazionale aveva funzionato negli ultimi anni. Tra i concetti principali mobilitati nel libro c'è quello di intersezionalità, e come usate questa chiave analitica e perché è importante per comprendere le lotte delle lavoratrici domestiche contemporanee? L'intersezionalità come prospettiva effettivamente è stata molto utile nel nostro studio ed è anche intuitivo, nel senso che serve per leggere le lotte delle lavoratrici domestiche, per comprendere anche le forme di sfruttamento e discriminazione che stanno alla base, no, di queste lotte che sono vissute dalle lavoratrici e che sono risultato di un intreccio poi di fattori anche molto complesso, quindi c'è una discriminazione di genere ma anche di classe o di casta, a seconda poi del contesto che stiamo guardando, legata all'origine migratoria, legata a molte altre dimensioni. Quindi è stato uno strumento analitico molto utile, ma nel contempo il nostro studio fa vedere anche come l'intersezionalità sia un prodotto dei movimenti stessi che abbiamo studiato, quindi è una loro pratica politica, una loro strategia. E quindi abbiamo guardato come i diversi movimenti, poi i nuovi contesti nazionali, hanno messo in pratica o declinato questa idea ispiratrice di intersezionalità nella loro pratica politica. E dunque l'intersezionalità non solo come un oggetto poi di dibattito accademico, ma anche appunto come idea ispiratrice nei movimenti, come oggetto di contesa nei movimenti, anche in questi movimenti, forse in alcuni contesti un po' marginali, come quello delle lavoratrici domestiche.